Vogliamo ringraziarti, Signore, perché tu ci dici che dobbiamo metterci in accordo con te, cuore a cuore con te, oh Signore. Vogliamo, Signore, in questo momento aprirti il nostro cuore. Signore, vogliamo dirti quali sono i desideri del nostro cuore. Vogliamo, Signore, sussurrarli al tuo cuore. Signore, quando il nostro cuore si accorda al tuo cuore, allora succedono dei miracoli. Questo è il grande segreto che tu ci svegli, oh Signore, il segreto del tuo amore. Signore, grazie perché tu fai aprire la nostra bocca alla lode, ma soprattutto apri il nostro cuore, apri la nostra mente, oh Signore, a comprendere quelli che sono le grandi ricchezze delle tue benedizioni. Innalziamo le nostre mani a te, oh Signore. Ti adoriamo perché tu sei presente qui, oh Signore. Ci attendevi, ci hai appeso, Signore, hai preparato questo luogo santo per accoglierci. Lo hai preparato con la tua presenza, col tuo amore, oh Signore Gesù. E questo è il momento in cui noi, oh Signore, ci lasciamo abbracciare da te. Adoriamo, adoriamo il Signore. Inchiniamoci, abbassiamo la nostra fronte al Signore e la sua presenza, adoriamo e lasciamo con tutto il cuore, e leviamo insieme un canto di gloria al Signore, la gloria di Dio discende su di noi e la lode che commuove il Signore. La lode commuove il Signore, la lode fa muovere Dio, lo fa scendere dal suo trono di gloria, di grazia, e dona la gloria e la grazia a ciascuno di noi. Scende dal trono della gloria e ci fa sedere sul suo trono di misericordia. Scende, Signore, scendi con potenza, noi riconosciamo la tua gloria qui presente, la gloria che noi vogliamo innalzare a Dio, Signore, perché tu venga, possa sederti qui. Man.
regine, hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo il peccato tu concedi il pentimento. Sapienza 12:19. Tu sei glorioso, meraviglioso Gesù, meraviglioso, tu sei nostro Dio, nessuno è così. Tu sei
nessuno è così. Vogliamo chiudere i nostri occhi in questo momento, fermarci, sederci dove siamo. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Questo è il momento in cui Dio sta di fronte a noi e noi siamo di fronte a Dio, al suo cospetto. Signore Gesù, questo è il momento in cui, rimanendo alla tua presenza, vogliamo che tu ci affidi il segreto che rende la nostra vita felice, piena, meravigliosa. Quando preghi, ci hai detto Gesù, entra nella tua stanza segreta, chiudi la porta, chiudi gli occhi, chiudi la bocca, chiudi le orecchie, nessuno vuole ti distrarre. Ricordati quando trovavi il tuo posto segreto, quel nascondiglio dove nessuno ti poteva trovare, quello è il luogo dell'intimità tuo e di Dio. In quel luogo Dio ti stava aspettando. In quel momento Dio ti stava aspettando. L'unica arma
puoi portare con te. E la parola di Dio, la spada. Non si allontani mai dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditala nel segreto, meditala giorno e notte, meditala. Il segreto è il libro della sua legge, il Vangelo, nel quale tu sei chiamato a riporre il segreto che Dio ti sta rivelando. Queste istruzioni che noi riceviamo in questo momento non sono da fare adesso. Le farai appena terminerai di ricevere le istruzioni. Fermati, ascolta. Poi lo farai. Ti procurerai e preparerai un foglio particolare, bello, come se fosse una piccola pergamena. E su quel foglio, in bella scrittura, anzi in bellissima scrittura, scriverai già grazie. Scriverai il nome di Gesù, il nome di Dio, che è una fortezza inespugnabile, un luogo sicuro e un castello sicuro, una torre sicura. È una torre dalla quale fuoriescono dalle mura, dalle fenditure del muro, delle armi potenti contro il nemico. In quella torre c'è un luogo segreto dove ci sono tesori, ricchezze. Le abbondanti grazie di Dio sono lì. Nessuno può toccarle. Questa fortezza ha iscritto in sé il nome di Dio sull'architrave della porta. Signore è il suo nome. Mantieni gli occhi chiusi
fermati, ascolta. Continuerai a scrivere su questo foglietto, su questa pergamena, la tua preghiera di lode, di grazie, di intercessione, di adorazione, di suffragio. Tutti questi elementi saranno inclusi preghiera di lode e di ringraziamento. Ti rendo grazie, ti lodo, o Signore, o Padre, nel nome di Gesù, perché hai ascoltato la mia preghiera. Padre, io so che sempre tu mi dai ascolto. Scriverai ancora la tua preghiera di supplica, di intercessione, di suffragio. La concluderai scrivendoci Amen. Scriverai ancora il luogo dove sei, il tempo in cui lo hai scritto, l'ora esatta, di questo Kairos. Scriverai ancora in fede e vi apporrai la tua firma. La suggellerai con un respiro il tuo bacio e scriverai grazie Gesù anche alla fine. Lo chiuderai e lo riporrai all'interno della parola di Dio, della Santa Scrittura.
E Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Amen. Chiudi la porta, chiudi la porta. Tieni chiusi ancora i tuoi occhi. Fermati. Chiudi la porta. Ascolta Dio che passa. Ricevi l'abbraccio benedicente di Gesù e dichiara: io credo in te, oh Signore, io sono tua proprietà preziosa, segreta, personale. Lasciati accompagnare dal Signore al posto che ha riservato per te. E lì ricevi la benedizione che Dio ha riservato per te. So
Saldi nella fede, come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Lettera ai Colossesi 2, 6 a seguire.